Sicuramente qualcuno li avrà notati indaffarati ma anche pieni di spirito di lavoro, i ragazzi dell'Istituto Nolfi Apolloni di Fano, impegnati questi giorni nell'abbellimento e riqualificazione di due rotatorie molto frequentate dagli automobilisti fanesi e non solo. Stiamo parlando della rotonda davanti alla stazione ferroviaria e quella nella zona del Cavalca Ferrovia in viale Cesare Battisti. I due rondò, che mostravano già da anni i segni dell'usura e del tempo, da oggi riavranno nuova vita grazie alla maestria degli alunni della nostra città, coordinati dal professore di scenografie Giorgio Cassoni. Una rotatoria è quella davanti alla stazione di Fano, in cui è raffigurato un ingrandimento di un'opera di Matisse del 1949, che si chiama Colombe nel cielo, e quella vicino al Cavalca Ferrovia in viale Cesare Battisti è una nostra rivisitazione della sua tecnica per quanto riguarda l'utilizzo del colore, che abbiamo deciso di nominare il prato fiorito. Queste due rotatorie hanno un forte richiamo alla pace e alla gioia, e abbiamo notato come la natura, attraverso regole ben precise e prestabilite, riesca a dare vita a elementi come i fiori, che trasmettono un sacco di emozioni positive, e di conseguenza noi a nostra volta volevamo trasmettere emozioni positive a chi le osservasse. Nella rotatoria alle mie spalle, insieme ad altri miei tre compagni di classe, abbiamo prima squadrato lo spazio, poi abbiamo disegnato con delle dime i soggetti che sarebbero andati dipinti, in seguito abbiamo dato il colore di fondo e per finire abbiamo dipinto le colombe nel cielo. Lo smalto a solvente, che è praticamente lo stesso che si usa per gli spartitraffico, in modo da rendere il colore più legato possibile alla superficie sulla quale abbiamo dipinto. A finanziare il progetto l'amministrazione comunale, che crede fortemente nella laboriosità dei ragazzi delle scuole di Fano. Questo progetto è uno dei tanti messi a cantiere dal comune, che vedrà presto il coinvolgimento di vari istituti in altri luoghi della città. Sono protagonisti della città, trasferiranno la loro arte proprio per promuovere l'arte, proprio perché riprodurranno un'opera di Henri Matisse, due opere che appunto il pittore mise a disposizione in una fase terminale della sua vita, quindi durante la malattia, con uno schema di colore completamente nuovo. Questo è un messaggio augurale per la città, anzi due. La prima, quella verso la stazione, vuole essere un messaggio augurale di pace, proprio perché rappresenta un cielo di colombe, e quella invece sul cavalcavia di Viale Battisti è un giardino fiorito, che in questo caso è indice di ripartenza.